L'ultima edizione di Stadio News Studio Marco Gullà è ripresa la preparazione del Palermo in vista della sfida di sabato contro l'Empoli al Barbera. La squadra di Gattuso ha svolto lavoro atletico, esercizi di carattere tecnico e una partita in porzione ridotta del campo. Edgar Barreto si è sottoposto a terapie specifiche per recuperare dal suo infortunio. Oggi doppia seduta. Maurizio Zamparini, presidente del Palermo, smentisce categoricamente l'ipotesi di una cessione di Abel Hernandez alla Roma. Il giocatore non è sul mercato, ha detto. Ipotesi Roma? No, assolutamente, non lo cedo, neanche se mi offrissero 20 milioni di euro. Le voci di un interessamento della Sampdoria nei confronti di Stefano Sorrentino e Emiliano Viano si fanno sempre più insistenti, ma ad una settimana dalla fine della sessione estiva di mercato ancora tutto da decidere. Stando ad informazioni raccolte dalla nostra redazione, i blu cerchiati avrebbero al momento altre priorità, in quanto la dirigente del club genovese pensa principalmente a chiudere per un centrocampista da utilizzare in alternativa ad Eramo. Se dovessero sciogliere velocemente questo nodo, allora si potrebbe riaprire la pista Samp per i portieri del Palermo. Prosegue a ritmi importanti la campagna abbonamenti del Palermo Calcio. Il club rosanero comunica che è stata superata la soglia dei 5.000 abbonati. Per garantirsi un posto al Barbera per tutte le gare casalinghe della formazione di Gattuso, c'è tempo fino alla vigilia di Palermo-Empoli in programma sabato sera. Giorgio Perinetti, responsabile dell'area tecnica del Palermo, ha fatto il punto sulle trattative riguardanti i portieri del Rosanero. Ho avuto un colloquio con Carlo Osti relativo alla disponibilità di uno tra i nostri portieri, Viviano e Sorrentino, ma solo una disponibilità di massima, l'eventuale possibilità di cederne uno. Dopodiché ha detto che il discorso sarebbe ripreso dopo la partita con la Juve nei primi giorni di questa settimana. Al momento però non c'è nessuna novità. Per tutte le altre notizie, stadionews.it.